Buonasera a tutti. Anche questa sera io ho approfittato della presenza del nostro personal trainer, il dottor Roberto Chiappa, per affrontare un argomento sempre legato all'attività fisica, alla ginnastica, che diciamo così, però legato praticamente allo stress e alla prevenzione dello stress e della depressione. Perché comunque fare ginnastica o per così dire attività fisica, attività motoria, può essere considerato una buona valvola di sfogo. Dici Roberto, cosa possiamo fare anche per prevenire proprio anche gli attacchi che a volte anche i nostri adolescenti hanno a causa proprio del fatto che sono stati chiusi troppo in casa e non hanno avuto la squadra di pallavolo oppure il nuoto in piscina, cose di questo tipo. Sì, innanzitutto buonasera Antonella, buonasera a tutti i telespettatori. Ora, questo è un argomento molto molto importante e di estrema attualità, visti i tempi che abbiamo appena vissuto e che stiamo vivendo tuttora. Allora, tante persone che incontro in palestra mi chiedono appunto informazioni riguardo a queste problematiche che sono trasversali. Tu hai citato i ragazzini, ma questo vale anche per gli adulti e soprattutto per gli anziani. Allora, è chiaro che i periodi che abbiamo vissuto chiusi in casa ci hanno portato ad avere una quantità di stress e anche di poca socializzazione con gli altri. E questo ha portato tante volte anche alla depressione. Allora, facciamo una disamina veloce per quanto riguarda lo stress. Lo stress è una situazione con la quale dobbiamo convivere, viviamo in un mondo di situazioni che generano stress. È chiaro che se lo stress, la quantità di stress alla quale siamo sottoposti, ha un range abbastanza limitato, lo stress può diventare addirittura allenante, può essere allenato. Non so, si parla di eustress, la fase in cui dall'inizio della fase di stress alla fine della fase di stress ci consente di poter prendere forza e nello stesso tempo di recuperare. Quando però lo stress diventa troppo importante, allora lì si parla di fase di distress, dove io non riesco più a rientrare della fatica Dalla che faccio, fatica, delle difficoltà che dell'emotività. ho, dell'emotività. E quindi a quel punto lì inizia una fase che può portare anche alla depressione. Depressione. Allora, siccome io non sono esperto di stress, ma sono esperto di attività motoria, è giusto che parli di quello per riuscire Certo, a certo. prevenire e talvolta anche a curare. Allora, è stato dimostrato da studi scientifici che l'attività fisica moderata può aiutare sia le persone che soffrono proprio di depressione, ma anche quelle che normalmente hanno uno stress molto alto e hanno bisogno di sfogarsi un pochettino. Scaricare. Come? Attraverso dell'attività intensa? Assolutamente no, perché genererebbe ulteriore stress a quello che abbiamo già in corpo. Di solito in quel caso qua si consiglia un'attività moderata, quindi un'attività in percentuale intorno al 50, 60, 70% massimo delle possibilità nostre a livello organico, più tendente all'attività cardiovascolare, quindi aerobica, e meno a quella muscolare, perché Certo. l'attività cardiovascolare stimola proprio la produzione di noradrenalina, che è l'ormone che combatte appunto lo Lo stress. stress, certo. Quindi io direi che ben venga l'attività fisica come valvola di sfogo per proprio anche dopo una giornata di lavoro. A volte si pensa sono troppo stanco per far qualcosa, però basterebbe proprio prendere il coraggio a quattro mani, Una camminata esatto, fare anche. una camminata oppure uscire oppure fare delle sedute con delle persone specializzate tipo i personal trainer, ma anche con delle amiche in modo da fare pure la chiacchierata che non ci fa male, proprio per sfogare un momentino le nostre tensioni. Questo ci porta comunque a un beneficio mentale sicuramente, ma anche a livello tutto articolare e muscolare. Certamente. Ok. Vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera.